E vediamo Multescu battere il calcio di rigore nel primo tempo, con cui la Dinamo di Bucarest, maglia più scura, anche queste immagini sono in bianco e nero, si porta in vantaggio sulla formazione tedesca dell'Eintracht Francoforte, che aveva eliminato gli scozzesi dell'Aberdeen. Ecco il gol di Multescu, 1-0 per la Dinamo di Bucarest. Molto entusiasmo, sottolinea il collega romeno, nello stadio del Dinamo. Evidentemente in romeno l'espressione è più corretta, Dinamo, mentre nell'Unione Sovietica si preferisce la pronuncia Dinamo, delle numerosissime squadre che hanno questo nome. E siamo alla confusa azione con parecchi errori, che poi porta al gol, anche il gol è un errore del portiere. Augustini.